A te la lode e la gloria nei secoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Non so se avete fatto attenzione, ma c'è una parola che torna sia nella prima lettura che nel Vangelo, ed è la parola gelosia. Nella prima lettura si dice che Dio è geloso e qui nel Vangelo si dice: lo zelo per la sua casa, per la tua casa mi divorerà. È la stessa gelosia. Ed è questo che spinge Gesù a comportarsi in maniera così strana. Questo episodio che abbiamo ascoltato viene subito dopo le nozze di Cana, dove Gesù era a tavola con tanti altri invitati, quindi in un clima molto bello, cordiale, e dove, accorgendosi che era venuto a mancare il vino, sapete, opera questo grande miracolo che ha un grande significato anche simbolico. Quindi passiamo da un quadro sereno a questa fotografia di Gesù arrabbiato. Gesù era bipolare? No, ovviamente. Il motivo per cui agisce in questo modo è la sua gelosia. La gelosia per le cose di Dio. E lui entra nel Tempio, che è casa sua, che è la casa del Padre, e trova un macello. Perché dove arriva, entra il denaro, provoca sempre macello. Forse questi avevano iniziato con poche bancarelle, cosa anche giusta, perché nel Tempio si facevano tanti sacrifici e si dovevano comprare questi animaletti, poveretti, oggi li avrebbero denunciati tutti gli animalisti, ma poi diventa un'impresa, una società per azioni, e quindi ci si dimentica che nel Tempio c'è il Signore. E si pensa di più a cambiare le monete, a guadagnare. Se Gesù entrasse oggi nel tempio della tua vita, che reazione avrebbe? Perché lì fece un intreccio di cordicelle e buttò tutti fuori, alzò i tavoli, perché quel tempio non era più casa del Padre.
era stato snaturato. Se Gesù entrasse nel cuore nostro oggi, che reazione avrebbe? Cosa troverebbe? È una domanda che ci aiuta a capire se la nostra casa, la casa del cuore, è in salute oppure no. Se è stata riverniciata oppure è piena di muffa e di umidità. Qualcuno diceva che la nostra vita è composta da un insieme di tre case. La prima è la casa della memoria, la casa dei ricordi, la casa dell'infanzia. Quella casa che ti viene in mente anche se stai a 10.000 chilometri di distanza. Quella casa a cui vuoi sempre tornare, perché è la culla dove sei cresciuto. Citata, credo, 2 o 3 anni fa, ve l'ho citata, andatevi a riascoltare la canzone di Michael Bublé, Home, dove dice proprio questo. Io vado, giro, prendo aerei da Parigi all'America, ma poi voglio sempre tornare a casa. Infatti un'espressione che noi usiamo quando andiamo in un posto sconosciuto ma ci troviamo bene, diciamo mi sento a casa, la casa della memoria. Come sono i tuoi ricordi? Da quanto tempo non spolveri l'album dei ricordi? Tanti piccoli episodi, tante cose, alcuni più piacevoli, altri meno piacevoli, ma di fatto sono quelli che ti hanno costituito, ti hanno fatto crescere e a cui sempre vorremmo tornare. E poi c'è la casa che tu hai costruito, la casa che vuoi, che vorresti costruire, che è la casa composta da sogni, la casa che è la tua famiglia, quella che hai messo su cercando di accasarti con un uomo, con una donna, con dei figli. È la casa della tua quotidianità, è quella che viviamo in questo momento e che a volte per i ritmi assurdi a cui siamo sottoposti trascuriamo. Perché ce lo siamo, ve l'ho detto, ve lo diciamo tante volte, il quotidiano ha una liturgia che non va mai trascurata. Se potessimo e volessimo, dovremmo tirar fuori i piatti di porcellana ogni giorno, per pranzo e cena. Curare tutti i dettagli, perché quella è casa tua, quella che hai costruito, e paradossalmente è quella che trascuriamo di più, perché diamo per scontato. La casa che tu hai costruito è anche la casa dei pasti. Oggi per esigenze lavorative c'è chi viene prima, chi viene dopo, chi mangia alle 12, chi mangia alle 2, chi non mangia, chi mangia al volo. Eppure il pasto è un momento di comunione importantissimo. E io credo che non è impossibile difendere questa quotidianità, cioè la casa che tu hai desiderato. Se voi andate a riavvolgere il nastro, quando eravate giovani, abbiamo fatto i pazzi perché non vedevamo l'ora di metter su casa, di costruire qualcosa di nostro, di allontanarci anche dalla nostra famiglia di origine. E poi una volta che ci stiamo dentro, diventiamo degli arronzoni. E infine c'è la casa che ci aspetta, che è il paradiso. Gesù dice: vado a prepararvi un posto, tornerò a prendervi con me. E il paradiso, che è la casa che ti aspetta, è anche la casa che ti aspetti. Cioè tu troverai quello che hai desiderato nella vita. Il paradiso in cui ti tufferai sarà quello che hai cominciato a dipingere adesso con le scelte di ogni giorno. Perché è vero, c'è il paradiso dopo la nostra morte, ma c'è un paradiso che cominciamo a piantare ora. E com'è allora questa mia attesa? Noi quando si parla di cielo, di paradiso,
tendenzialmente abbiamo un pensiero un po' lugubre. Ci sono persone, non tra di voi, che magari ti chiamano per dire: hai visto il manifesto? È morto quello. Quindi diventano annunciatori di morte. Potremmo provare a pensare al paradiso con più slancio. Il nostro fondatore diceva: non sapete che cosa vi aspetta. Tu puoi immaginare il tutto il possibile, ma il paradiso è molto di più. E immaginare il paradiso anche con un po' più di ironia. Perché tanto lo sappiamo, penso che alzi la mano a chi non lo sa. Sappiamo che da qui a 100 anni noi non ci saremo più, no? O qualcuno sa che vivrà di più? No. Allora, lo sappiamo, pace. Usare un po' più di ironia vuol dire, per esempio, pensare già all'iscrizione della nostra lapide, come fece, se non ricordo male, Alessandro Gassman, che ha fatto scrivere: non vi preoccupate, era solo sonno arretrato. E questo ci aiuta a vivere con più leggerezza, ma non con meno serietà, il futuro che ci aspetta e quindi anche il passaggio della morte. Allora, le nostre case sono in salute? La casa dei ricordi? Stasera una cosa che potreste fare è, tornando a casa, prendere l'album, credo che esistano ancora nelle vostre famiglie, perché le nuove generazioni non avranno l'album, avranno i CD, avranno i file, avranno 10.000 foto digitali che magari non guarderanno mai. Noi abbiamo gli album ancora. Andate a sfogliare l'album. E la casa che tu hai voluto costruire, cioè il quotidiano, la tua famiglia, è in salute oppure no? E la tua fede nella casa che ti aspetta e che ti aspetti, è in salute oppure no? Penso e immagino, come disse Lord Halifax, un inglese, un lord, quando penso alla morte mi scatta dentro una grande curiosità: che ci sarà dopo? Chiudo citandovi una persona la cui notizia ho raccolto per caso su Rai News, io leggo sempre le notizie. Si chiama Kat Yanis, penso si dica così. Il 28 febbraio scorso è morta. È una cantautrice che ha raccolto milioni di consensi, di follower sui social. È morta a 31 anni, lasciando un figlio di 7. E mi ha colpito il messaggio che ha scritto il fratello, per cui sono andato un attimino a raccogliere qualche informazione. Ho detto: qui c'è da scrivere una storia. Il 19 gennaio scorso ha pubblicato una canzone, non me la dico in inglese perché io non lo so leggere, che ha dedicato al figlio, e ha deciso di pubblicarla non con la sua etichetta tipo discografica, ma sui social, per fare prima. Basta che tu la metti su un social e subito la vedono tutti. I proventi delle visualizzazioni sono tutte per il figlio. Perché ha voluto pubblicarla subito? Perché ha detto: credo che mi chiamino a casa. Io non la conosco, questa cantante non l'avevo mai vista e sentita. Datemi un'ultima gioia. Ascoltate questa canzone in streaming. Tutti i proventi andranno al mio piccolo di 7 anni, che lascerò solo. Il fratello, il 28 febbraio, ha annunciato sui social la sua morte per un sarcoma, con queste parole: questa mattina, dalla casa della sua infanzia, la casa dei ricordi, e circondata dalla sua amorevole famiglia, la casa che ha costruito, Catherine è entrata pacificamente nella luce e nell'amore del suo celeste creatore.
siamo eternamente grati per l'amore che Caitrin e la nostra famiglia hanno ricevuto da voi. Kate ha visto la sua musica arrivare ovunque, non se lo aspettava. Adesso riposa in pace col suo celeste creatore e continuerà a provvedere al suo figlio attraverso la musica. Grazie a tutti voi. Credo che esprima una fede enorme e parla proprio di queste tre case: l'infanzia, i ricordi, la famiglia che ha costruito e la casa che aspetta, ci aspetta.